Ma bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono Gioco7 e oggi siamo qua su Minecraft, che sarà la serie di Minecraft Ida. È il primo episodio che faccio, non so nemmeno perché l'ho fatto, ma sta di fatto che ieri sera non sapevo che fare. Era un po' che non giocavo a Minecraft, ho acceso Minecraft e ho iniziato a fare cose a caso con la redstone e mi sono divertito, quindi ho deciso di portare una serie su Minecraft sul canale. Spero vi possa piacere come idea. Ok, tanto qua c'è dato una bella mela, io intanto cerco di salire e poi prendere un po' di è scomparso. Vabbè, cerco di prendere un po' di legna, volevo dire, che ci servirà un attimino. Ok, ci servirà per l'inizio di questa nostra avventura. E quindi ci vediamo appena ho distrutto questo oro. Anzi no, no, non farò taglio perché vi devo parlare. Allora, come penso sappiate se non vi siete iscritti da poco, io avevo fatto dei video su un server chiamato Craft of Clans e avevo fatto un video un bel po' di tempo fa, poi ne avevo fatto uno recentemente, ma nemmeno tanto recente, poi alla fine, qualche mesetto fa, e volevo portarne altri. Ma come sapete, se avete, ripeto, visto quei video, sapete che comunque sono tornato, ero andato a fare una cosa, e come stavo dicendo, se avete visto quei video sapete già che mi ero lamentato sul fatto che quelli del server continuassero ogni volta che veniva aggiornato Minecraft, o anche se non veniva aggiornato, loro continuassero a resettare tutti i mondi, tutti i mondi diciamo. E se avete visto anche gli ultimi video, avete visto che io mi ero fatto un'isola abbastanza figa, almeno a me piaceva un bordello. Bene, recentemente sono entrato perché dopo quel video là non avevo più toccato Minecraft praticamente, almeno su quel server, perché non so, non c'avevo più voglia di giocare, avevo iniziato a fare altro, porca troia, avevo iniziato a fare altri video e quindi avevo lasciato un po' perdere. Ecco, qualche settimana fa sono entrato sul server e indovinate un po', avevano resettato di nuovo tutto. E io sinceramente mi sono un po' rotto il cazzo di iniziare ogni volta, perché gli va bene a loro. E quindi quella serie lì è ufficialmente chiusa. A meno che non vogliate che la continui lo stesso, allora in quel caso la riprenderò, inizieremo tutto da capo e si continuerà senza nessun problema, sperando che non resettino di nuovo. Quindi fatemi sapere se volete che continui a giocare su quel server e comunque a portarvi video, se no continueremo a giocare su altri server, che arriveranno video a breve. E poi ora ci abbiamo la nostra nuovissima serie di Minecraft Ida. Ok, direi che questo albero l'abbiamo quasi buttato giù. Cerco di prendermi più legna possibile, perché così almeno poi posso farmi già una bella casetta in legno e non in fango e merda, stile capo bastone. Ragazzi, in questo periodo, come sapete, è iniziata la scuola, quindi, ma vaffanculo, vabbè, lo distruggo da qua. Quindi non ho più, cioè non abbiamo tanto tempo per fare video. Cioè, oddio, i primi giorni magari di scuola che non ci danno niente da fare, qualcosina potremmo anche fare, ma poi più avanti, quando si inizierà a sentire la presenza di tutti i maledettissimi compiti, verrà un po' più complicato. Comunque cercherò di portarvi più video possibili alla settimana. Tanto oggi me ne registro un bel po' di video su Minecraft e magari anche qualche altra cosa, tipo gare su GTA, che ne ho scaricato un bel po', e magari dopo vado a farne qualche d'una. Così oggi praticamente passerò la giornata a registrare, così se tutto va bene avrete un video al giorno per tutta la settimana. Magari alternerò Minecraft con GTA oppure Rainbow. Magari inizierò a portare altri video, perché siccome avevo smesso di farli per il semplice fatto che ero a oro 4 praticamente,
Mancava una o due partite, le ho fatte e sono sceso a oro 1. Dovrei essere quasi in oro 2, però beh. Faremo qualche partita insieme. Allora, prendiamo tutti questi bei sabri, così ce li portiamo dietro e intanto mangiamo qualcosina. Allora, tanto per... Ops. Cominciare. Non voglio usare tutto il legno che ho per trasformarlo in questo momento, perché... A parte che forse ho sbagliato a prendermene così tanto, perché all'inizio, non essendo un pro, potrei morire nel giro di 2 secondi. Quindi equipaggiamoci con un piccone la spada e magari cominciamo a farci una tappa di legno. E magari, dicevo, una bella accetta che ci può venire utile. Porco. Ok, grazie. Perfetto. E qui ci siamo. Ora, mi piacerebbe trovare un bel posticino dove iniziare a fare la casa, per esempio su quella montagna là dove c'è la neve, che a me piace tantissimo la neve, quindi magari potremmo farla là e poi in un futuro spostarci. Ok, vediamo questo passaggio. Cerchiamo di andare con calma e ci vediamo o là, oppure appena trovo un posto abbastanza valido. A dopo, ho appena trovato questo villa. Oh mio Dio, che bello. Cazzo, non c'è più niente. Vabbè, le piume te le puoi anche tenere. Questa sacca d'inchiostro te la puoi anche tenere. I fiorellini te li puoi tenere. La lana marrone non mi serve. I fili, non ho tanto la lana. Basta. Questa qua, se non è tutto qui. Raga, dopo un'ora e mezza di camminata penso di aver trovato il posto. Direi che questo qua è più che figo, secondo me. Poi faremo varie modifiche, magari. E direi che questo episodio sta per finire. E nel prossimo episodio, o magari off camera, spianerò tutto questo pezzo e inizierò a costruire la casa qui, oppure magari un po' più in alto, ora vedo. Comunque sta vista qua mi piace un casino, quindi vorrei farla in questa zona qui la casa. Comunque ragazzi, io vi lascio con questo panorama qua alle mie spalle. Vi ringrazio moltissimo per la visione. Noi ci vediamo in un prossimo video. Bella!